Allora, dovrebbe essere partito. Sì. Allora, togliamo questo affare qui. Ciao a tutti, qua è Teo che parla, bentornati a un altro video. Oggi voglio fare questo video un po' particolare, perché, allora, lo leggerete dal titolo, non so nemmeno spiegarlo bene. Voglio andare a cercare la ragazzina fantasma nella mappa glitch di Pokémon Cristallo. Lasciate che vi spieghi un attimo. Praticamente, nella versione americana del gioco, c'è questo piccolo bug utilizzando il Walk Through Walls, ovvero camminare attraverso i muri, l'attraversamento muri. E queste sono cose per cui io ci vado dannatamente pazzo. I glitch, studiare come sono state fatte le cose tagliate. Sapete che io mi ci fisso con queste cose. Un'altra cosa particolare è che mi vedete con questa luce, che è la luce praticamente del telefono, per il semplice fatto che non aprirò nemmeno per errore queste finestre, fa troppo caldo, non ci penso nemmeno, no. Dunque, quindi cosa vi stavo dicendo? Questo video sarà leggermente complicato perché molte volte mi toccherà. Ci sarà abbassamenti di grafica nella finestra che potete vedere adesso dell'emulatore, per il semplice fatto che molte volte dovrò resettarlo perché crasherà. Facciamo prima a vedere insieme che cosa intendo. Allora, iniziamo un nuovo gioco. Cancelliamo, cioè andiamo avanti, skippiamo tutte le cose che non ci servono. Allora, praticamente all'interno di questo gioco, io parlo sempre della versione, scusate il mouse, versione americana. Se noi camminiamo qui a destra, vedete che non c'è nulla. Nel video che ho fatto Pokémon con Ubisoft, quella piccola cagatina, praticamente se noi mettiamo l'attraversamento muri, non è che l'ho creato dal nulla, quel video, la piccola zona buggata che avete visto alla fine esiste. Allora, praticamente ci basta mettere l'attraversamento muri come trucco, fare giusto un passo, giusto uno, e sentite. Già è cambiata anche la musica. Cosa dobbiamo fare? Se premiamo start, potete iniziare a vedere che si sta fottendo tutto, ok? Noi salviamo. E poi noteremo già cose sbagliate. Facciamo un bel reset intanto dell'emulatore. Devo tenere un attimo la pagina di OBS aperta perché altrimenti è un casino. Ok. Continuiamo e ci troviamo adesso qui. Nella stessa zona dove ho fatto il video. Identica. Se andiamo ad aprire il menu, succederanno cose. Allora, possiamo notare che intanto abbiamo 18.285 soldi, 4 medaglie, di cui 2 di Kanto e 2 di Johto. E se facciamo l'errore per errore di aprire il menu strumenti e di provare a vederli, il gioco si frizzerà. Non guardateli. Non andate sotto, no. Qui è la mappa glitchata del gioco e in questa si possono incontrare alcuni personaggi, due essenzialmente, la bambina fantasma che ci crasherà il gioco e vi spiegherò poi anche il perché. E il personaggio stesso del gioco su una bicicletta con lo sprite tutto verde. Ora, bisogna stare attenti anche dove si va, perché qualsiasi punto oltre la grandezza della mappa vi farà resettare il gioco. Adesso non mi ricordo precisamente dove li trovi, devi un po' girare. Adesso, appunto, sono arrivato nel momento preciso dove ci viene a crashare il gioco. E ecco qui: The game pack is designed only for use on the Game Boy Color. Quindi qui adesso già non possiamo fare niente perché anche premendo non mi fa nient'altro. Quindi riavviamo un'altra volta e andiamo nuovamente a cercare. Siamo ancora qui ovviamente. La cosa fastidiosa è che la visuale non è centrata sul personaggio, bensì è a destra. Potete notare che non sono io che sto mettendo a destra con qualche montaggio. No, 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 è proprio a destra lì. Questo tileset è molto curioso, sembra tutto quanto quello di Amarantopoli, ma non riesco a capire il tileset di questi, di che cosa si tratta, di questi pezzi qui, che sembra il faro o la torre Lotta. L'abbiamo trovata, attenzione, l'abbiamo trovata. Allora, salvo un attimo, perché non ho idea del fatto se ci crasha tutto quanto o meno. Allora, questo fantasma, questa ragazzina fantasma che incontriamo qua, ci farà crashare il gioco molte volte, ma tante volte. Non so se salvando mi ritorna qui. Penso di sì, ho salvato sia normale che con l'emulatore. Allora, proviamo a parlarle. Non ci fa parlare. Ok, se andiamo in questo punto invece ci vede e comincerà una lunga serie di dialoghi. L'unica cosa che si capisce è questo Chris.
lunghissime linee di dialogo. Mamma mia, Chris. Ok, è la prima volta che in realtà mi capita che arrivi a scrivere così tanto. Tutte le volte che l'ho provato mi crashava prima. Infatti, sono lunghissime linee di dialogo che continuano. Infatti, sta andando avanti. Ogni tanto si può premere. Adesso, se io provo a velocizzare, succederà qualcosa? Sì, succede decisamente qualcosa. Sì. Allora, se io resetto il gioco... Allora, vi faccio una breve spiegazione di quello che ho capito anch'io. Praticamente, il semplice fatto che questa non ci possa sfidare, che ovviamente non abbiamo Pokémon, quello sicuro. Ma c'è anche un'altra spiegazione. Praticamente, quella bambina lì, quella allenatrice lì, non ha una classe impostata. Quindi, se noi volessimo metterla, c'è un altro trucco che non sempre funziona. Forse penso che dipenda dalla versione del gioco che si prova. Adesso, ho provato a impostarle una classe allenatore, col trucco che c'è, ma penso che non funzioni. Infatti, potete vedere che sta continuando a scrivere linee di dialogo e mi è crashato di nuovo il gioco, perché non abbiamo Pokémon. Ma in questa versione che sto usando io, che è la 21, se non sbaglio... Aspettate, se non erro è la 21, sì. Cazzo dico 20. 1.1, scusate, ho confuso una V con un 2. E penso che in questa sia stato tipo quasi messo a posto, una cosa del genere. Adesso... Ok, arrivati a questo punto ci blocca totalmente. Bene. Quindi riproviamo ancora una volta. Adesso se... Ah, cosa interessante. Se noi facessimo New Game... se non sbaglio dovremmo vedere una cosa. Vediamo un po' se è vera. Se non sto sbagliando io sono distendo una stupidaggine. Ecco qui. Allora abbiamo iniziato una nuova partita. Perché non c'è il professor Oak? Perché impostando con il trucco che ho messo la classe allenatore di questa ragazzina, praticamente viene sostituita da Jasmine. E non capisco perché. Dovrebbe anche dargli... Ha anche una squadra. Nel video c'è una squadra. Purtroppo non ho idea di come mettere una squadra nel mio gioco. Dovrei avere comunque attraversamento muri. Ma adesso se vado avanti dovrebbe crashare il gioco. Vedete che anche scivola. Non si gira nemmeno il personaggio. È divertente per questo. È fantastica sta cosa. Dopo un po' ovviamente crasha, eh. Quindi sto andando avanti così. Ma crasha. I tileset penso che siano quelli misti tra la torre di Ho-Ho, la torre di latta e qualche tunnel che non capisco quale. Devo dire, ho proprio velocizzato tutto quanto, ha chiuso tutto, via. Allora, vediamo se trovo dei trucchi per Pokémon Cristallo. Purtroppo non penso funzioni per il fatto che... Ci servirebbe dell'erba, ma l'erba qui non c'è, cioè non è programmata per avere dei Pokémon. Quindi andiamo un attimo avanti, andiamo a cercare l'altro allenatore che dovrebbe trovarsi sempre andando a destra, verso l'alto. Lo notiamo, è praticamente il nostro giocatore con la bicicletta, puntato così, come lo vedete adesso, con la skin verde. E basta. Adesso trovarlo sarà... Ecco, infatti si è... Ho trovato infatti la fine del mondo. Letteralmente. Non è una battuta, era proprio la fine del mondo che possiamo esplorare. La cosa bella di questo glitch è che c'è una canzone spettacolare. La sfida contro Lance e contro Oro. Che erroneamente la gente la considera come... come si può dire? È quella principale di rosso. Scusa, l'ho detto oro. No, scusate. È di rosso. Ma no, è di Lance inizialmente. Ok, siamo arrivati in un punto dove non ci sono più blocchi. Oddio, mi ha sfidato. Non me ne ero accorto. Ok, ma va... Ok, siamo infilati in mezzo. Va bene, non importa. Comincia a darci un sacco di problemi. Allora, facciamo una cosa nuova, ok? Allora, adesso mettiamo, vediamo che trucchi ci sono. Ci sono quelli dell'attraversamento muri, che disattivo un attimo, perché voglio
provare una cosa. Vi faccio vedere che alcune cose non sono possibili in questo gioco. Come ad esempio, se provate a prendere un Pokémon e a tornare indietro in quel punto con l'attraversamento muri, per qualche strano motivo vi crasherà il gioco. Quindi... ok, bene. Allora... prendiamo quindi un qualsiasi Pokémon, che ne so, Cyndaquil va bene, non mi interessa lo starter che prendiamo, non è quello il grosso problema. Salvo qui, gli do un nome 1, perché poi vi farò vedere se è vero quello che dicono. Ok, eccomi di nuovo nel punto dove andrò a inserire l'attraversamento muri, mentre ho anche la classe allenatore impostata. Ora sentirete un messaggio d'errore. Ah no, si riavvia direttamente, non ci fa nemmeno entrare in quel muro. A quanto pare sembra che quando hai un Pokémon si blocchi direttamente in quel punto lì. Ora, vedete che con se noi togliamo l'attraversamento muri però in questo punto, se non sbaglio, ci toglie anche la possibilità di muoverci. Noi siamo completamente bloccati, che questa è una zona solamente dove si può utilizzare l'attraversamento muri. Quindi resetto un attimino tramite il salvataggio 1. Ora ho un Pokémon. Se noi facciamo l'attraversamento muri fino a un punto preciso, adesso vediamo se funziona. Ovviamente non sono un cretino. Quando avete l'attraversamento muri in questi giochi non è come quelli vecchi. Toglietelo subito perché altrimenti vi crasha letteralmente il gioco. Quando entrate in un edificio non potete uscire perché non vi prende l'uscita, vi va fuori dalla mappa e vi spacca il gioco, letteralmente. Allora, dobbiamo proseguire fino... ciao campione. Dobbiamo quindi non prendere assolutamente, assolutamente, assolutamente... gli edifici. Ho visto, se non erro, ma l'ho già provato mille volte e non succede nulla, mi blocca il gioco anche qui. Se noi arriviamo a questo punto del percorso dove c'è questa ragazzina dei capelli blu, adesso salvo con 2, e proviamo ad andare dal primo albero, dovremmo riuscire ad andare comunque in quel mondo glitchato, ma non è vero perché mi ha bloccato letteralmente l'emulatore, impedendomi tutto. Ora, non so se c'è un trucco, proprio sì, non c'è un modo per poter ottenere un Pokémon in team senza modificare il salvataggio, cosa che purtroppo non so ancora fare. Non c'è una zona dove possiamo andare a catturare qualcuno, come potete vedere è tutto quanto... bloccato. Non so nemmeno se io potessi utilizzare un amo, no? Ma non c'è il trucco per l'amo, quindi è un casino. Quindi tecnicamente sì, rimarremo in questo punto qui con questo sprite di questa ragazzina fantasma senza una classe allenatore. E ok, adesso proviamo a vedere se gliela assegno adesso la classe allenatore. Vediamo un po'. Che il trucco non era ancora segnato. Attenzione. Ah ok, mi ha fatto la sfida, mi ha segnato come se avessi vinto, mi ha fatto quel flash e poi mi ha fatto completamente crashare l'emulatore. Adesso io non posso nemmeno resettarlo perché proprio me l'ha bloccato. Non mi fa fare niente, non mi fa fare load, non mi fa fare restart e cose così. Ragazzi, io penso che questo glitch sia veramente interessante, veramente carino. E adesso non c'è più niente, non mi fa fare carica gioco, non mi fa fare niente di niente. E mi sono divertito molto a provarlo per farvelo vedere e spero che a voi vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto scrivetemelo qui sotto, ci rivediamo a un prossimo video. Qua da te è tutto, un saluto e ciao ciao!